Stanno arrivando. Vai e brucia tutto. Che ne facciamo del siero? Non lasciare nulla. Ora ti farò vedere come sistemiamo le spie. Finiscilo. Con piacere. Queste sono le coordinate inviate da Elise. Laggiù. Alice, un'esecuzione. Leanne, trovato niente? Hanno appiccato un incendio, stavano coltivando qualcosa, ma non era droga. Remmer sapeva che stavamo arrivando. Qual è la nostra prossima mossa? Aspettiamo la prossima epidemia virale, non ci vorrà molto. Il rapporto di Logan era chiarissimo. Voglio assegnare altre due squadre a questo caso, trovate Remmer. Capisco. Logan è il mio miglior agente. Che cosa vuole fare? Niente. Aspettiamo. Vediamo che cosa è capace di scoprire. Il nostro contatto all'OMS aveva ragione. Sono morti tutti nel raggio di 200 chilometri. Non tutti. Quest'uomo è ancora vivo. Com'è possibile? Non può esserlo. E salve a tutti e benvenuti in questo nuovo gameplay dal vostro Joe. Oggi trattiamo niente proprio di meno che il primo Siphon Filter. Siphon Filter è un gioco rilasciato per PlayStation 1 che addirittura ha una trilogia a suo carico nella prima console della PlayStation. Io li ho giocati tutti e tre. Poi purtroppo non ho seguito le vicende che si sono susseguite su PSX e su PS2, però mi faceva tantissimo piacere potervi riproporre quello che poteva essere il gameplay del primo capitolo. E quindi cominciamo subito. Prima missione, Washington DC, Georgia Street. Direttiva dell'agenzia. Il nostro informatore dell'FBI ha localizzato l'attacco virale terroristico nella metro DC. I nostri contatti all'interno del Ministero della Difesa USA e dell'Interpol confermano l'identità dei terroristi. Ti caleremo quando il CBDC avrà iniziato le operazioni. I tuoi obiettivi sono Römer, Kravitz, Armor e Gerdau. SATCOM ha intercettato segnali di microonde in codici. Römer deve avere una stazione di comunicazioni nella zona. Assisti il CBDC se necessario. Cerca di evitare perdite collaterali. Controlla gli obiettivi sul posto per ulteriori informazioni. Allora, quanto vi posso parlare, o comunque per quanto vi possa spiegare del gioco stesso, Siphon Filter è una sorta di gioco azione barra spionaggio dove noi impersonificheremo Gabriel Logan, un agente specializzato, almeno secondo quello che ci viene definito dalla CIA, che praticamente deve in questo momento indagare su un suo pare compagno Römer, che in realtà sia un terrorista che ha collaborato con altri con altri furfanti, chiamiamoli così, proprio per creare in laboratorio un'arma batteriologica, ovvero il Siphon Filter. Ora, di tutto questo noi non sappiamo nulla, quindi diciamo che lasceremo che sia la trama a svilupparsi e a spiegarci le varie cose. Noi in questo momento dobbiamo solo cercare Römer, perché è appunto un traditore, tra virgolette, ed è anche appunto il capo dei terroristi. Detto questo, però, Römer non è solo, quindi non solo dovremmo cercare lui, ma dovremmo cercare anche tutti i suoi collaboratori. E penso che per il momento possa bastare come trama, possiamo anche procedere per quello che è il gameplay
e piano piano vi racconterò o comunque farò degli intermezzi didattici, tra virgolette così, per spiegare quello che sta succedendo. Quando parte l'operazione? I nostri informatori all'FBI non sono stati chiari, ma gli uomini di Remer sono già nella metro. Il virus è lo stesso? Sì, ed è capace di eliminare chiunque nel raggio di 200 km o più. Procedure? Standard. Intercettazione e soppressione, secondo il nostro contatto Interpol. La squadra di Jenkins è già in azione per disinnescare le bombe. Sarai tu ad agire. Riconosco Anton Girdet e Mara Aramov. Chi è l'altro? Pavel Kravich, l'esperto di telecomunicazioni di Remer. Dovrai ucciderlo e distruggere tutte le sue apparecchiature. Ti troverai nel bel mezzo dell'azione quando inizierà la sparatoria. Avrai un'ora per compiere la tua missione. Laggiù sanno con che cosa hanno a che fare? No. Ok, la nostra missione è questa. Che bello poterlo rigiocare. Ricevuto, sto arrivando. Ecco qui, noi siamo Gabriel Logan. Diciamo che solitamente io non sono colui che predilige gli spara tutto. Per chi mi conosce sa che per me i giochi comunque di spara tutto, comunque sparatoria, non mi piacciono in terza persona e non mi piacciono giocati con il controller. Questo gioco invece, a differenza degli altri, è molto più facile da gestire, perché appunto abbiamo con R1 la possibilità di poter mirare il nostro avversario, con L1 di poter utilizzare comunque un mirino, però che è abbastanza normale come mirino, ma le azioni che dovremo comunque effettuare saranno tutte in terza persona, quindi non avremo la non avremo la necessità di dover per forza mirare con L1. Allora, la prima cosa che devo fare però era le opzioni, se si può fare. Volevo, ecco, controller, vibrazione attiva, sì, vabbè, inverti mira, no, perché utilizzando la mira così non devo avere la mira invertita. Configurazione standard, su questo va benissimo. Ok, vediamo se adesso la mira è giusta, esatto, con la mira mi viene così meglio in questo tipo di gioco. Esatto, quindi il nostro primo obiettivo a quanto pare è qui. Allora, qui adesso vedete Kravich, che praticamente è lì. Perché la mira mi fa così? Ora il problema è che lui ha il giubbotto antiproiettile e io in realtà dovrei riuscire a... è strana sta cosa. Cioè va. Cioè mi si sposta la mira mentre miro. Cioè, guarda che cagata. Devo sistemarla sta cosa. No, devo sistemarla sta cosa. Non va assolutamente bene. Cioè, perché mi fa questa cosa? Cioè, lui così dovrebbe sporgersi e basta, non girare la visuale in questa maniera. Aspettate che risolvo. Ok ragazzi, fatto, risolto. Era un piccolo problema di emulazione che praticamente non mi permetteva di... Vedete, adesso è stabile la mira. Che praticamente... Poffete, colpo alla testa. Che praticamente non mi permetteva di settare bene tutta la situazione. Allora, abbiamo eliminato Kravich. Qui adesso dobbiamo stare attenti perché ci faranno l'imboscata. Ragazzi, averlo già giocato tanti anni fa mi fa ricordare tante cose. Vedete come si può mirare praticamente con R1 senza il bisogno
di utilizzare il tasto R1, cioè è molto comoda questa cosa, cioè il fatto di poter mirare il nostro obiettivo è veramente veramente comodo. Qui c'è una carabina che è molto utile, sarà molto utile. Ho tolto di mezzo Kravitz e le apparecchiature. Esatto. Ma non trovo la parabola. La trovo io. Abbiamo tolto le apparecchiature e abbiamo tolto anche Kravitz da mezzo ai piedi. Continuiamo la nostra missione. Ecco, qui c'è già un altro che ci dà fastidio. Noi basta che stiamo così, aspettiamo che fuoriesca e puff, colpo alla testa. Il bello comunque di questo gioco è che le missioni possono essere fatte in diversi modi. Gabe, un agente del CBDC è bloccato in un edificio vuoto a due isolati da te. Puoi aiutarlo? Ecco, dobbiamo... E appunto abbiamo anche gli obiettivi che vengono aggiunti man mano. Quindi non solo dovremo completare la nostra missione, ma ci saranno appunto delle volte degli incarichi che ci verranno affidati praticamente in contemporanea. E quindi dovremo fare l'uno e l'altro. Come prima cosa intanto... Ecco. Gabe, il comando del sistema di sicurezza della metro dovrebbe essere qui. Trovalo e disinnescalo. Ricevuto. Trovami una copia dei protocolli di sicurezza della metro. Ok, io la trovo al buio perché già la sapevo. Ok, e adesso abbiamo sbloccato la metro, che era il nostro praticamente obiettivo principale. Però, dato che adesso dobbiamo fare anche altro, abbiamo, diciamo, un altro obiettivo, che è quello di salvare l'agente del CBDC e dare supporto agli agenti del CBDC, dobbiamo tornare indietro. Però prima andiamo di qua, perché... c'è da prendere un bel fucile. Allora, giù bottone di proiettile sono pieno. E qua c'era, se non sbaglio, il fucile di precisione. Sì. Ok. Qui si stanno ammazzando tra di loro e a noi non ci interessa. Per cui possiamo tranquillamente andare oltre. Qui facciamo attenzione che è spuntato un nemico. Benissimo. Tra l'altro, noi non veniamo colpiti subito. Se avete notato, praticamente sotto la barra dell'armatura appare la dicitura di pericolo, no? Quindi nel momento in cui noi avremo tutta la barra di pericolo al massimo, allora potremo essere danneggiati. Fino ad allora, nessun problema. Possiamo tranquillamente scappare, possiamo tranquillamente fare tutto ciò che ci aggrada. Ah! Ho dimenticato di prendere un giocattolino molto molto interessante. Qui nel frattempo ci sono gli agenti del CBDC che mi coprono e che mi aiutano. Tra l'altro, se dovessimo sparare e uccidere anche accidentalmente un agente del CBDC, falliremo la missione. Perché noi siamo lì per dare supporto, quindi non siamo lì per eliminare gli agenti. Allora, dov'è? Qua. Esatto, saliamo. Giriamoci da questo lato. Ora qui spunteranno due nemici che mi daranno fastidio. Eccoli qua. Olè. Abbiamo fatti fuori. Una volta fatti fuori questi, possiamo prendere il giocattolino, che è un bel M79. L'M79, per chi non lo sapesse, è il lanciagranate. Quindi abbiamo praticamente recuperato un bellissimo lanciagranate. Tra l'altro, la cosa brutta di essere appesi è che non si può ricaricare l'arma. Quindi dobbiamo stare anche attenti a quello che facciamo. Ok, qui scendiamo. Stiamo attenti perché i danni da caduta ci sono. Cioè, nel senso, i danni da caduta esistono. E non ha importanza se abbiate armatura o no. I danni da caduta vi fanno male e basta, a prescindere. Qui abbiamo sempre il CBDC, che tra l'altro i nemici che spuntano da là sopra più i CBDC saranno infiniti, quindi è una cosa che durerà praticamente per sempre. Allora prendiamo un M45, prendiamo il fucile di d'assalto. Ed entriamo un po' così alla Rambo. Qui entriamo, qui c'è un giubbotto antiproiettile che non ci interessa. C'è il CBDC che adesso aveva bisogno di aiuto.
Qui c'è un nemico. Ecco, e qui adesso dobbiamo coprire il CBDC per evitare che venga compromesso nel momento in cui lui debba disattivare la bomba. Vedete? Qui ci sono delle bombe praticamente chimiche che devono essere disattivate dai nostri agenti del CBDC. Ora, qui dovrebbe esserci un altro giubbotto. Ah, non M16, quindi munizioni full per l'M16. E poi qui dentro dovrebbero esserci le granate. Yes. Sono tutte armi che in realtà non mi servono, sono ultra OP. Però prenderle adesso mi può dare una mano per il futuro. Cioè, per velocizzare comunque diverse sezioni dove ci sono, diciamo, dei mini boss con giubbotto antiproiettile e roba varia. Ok, nemici sui tetti non ci interessano. Possiamo tranquillamente evitare di combatterli, sprecare munizioni. Possiamo dirigerci adesso verso la metro, l'obiettivo ovviamente principale. Quindi una volta fatto tutto l'obiettivo secondario e aver salvato l'agente del CBDC, possiamo andare alla metro. I controlli sono anche, direi, discreti. Sono abbastanza discreti. Quindi diciamo che il divertimento comunque c'è. Da questo lato non c'era nient'altro. Qui abbiamo sbloccato tutto e possiamo andare verso la metro. Brenner e i suoi hanno nascosto una bomba biologica nel livello 1. Trovala. Io darò la posizione al CBDC. Ricevuto, dov'è Remer? Livello 2. Sto arrivando. Perfetto. Quindi abbiamo un nuovo obiettivo. Trovare la bomba che Remer ha piazzato all'interno della metro. Quindi dobbiamo esplorare la metro, anche se io già so comunque dove dobbiamo andare. Questo lo possiamo eliminare. Oddio. Bisogna fare attenzione anche ai treni, perché i treni ovviamente causano morte istantanea. Cioè, nel senso, se si viene investiti da un treno, ovviamente, armatura o no, armatura o meno, la situazione è quella. Ok, qui i nemici, se non sbaglio, dovevano essere praticamente infiniti. Cioè, venivano praticamente a scaglioni, se non ricordo male. Questo addirittura ha la carabina, che fanno molti più danni rispetto all'M16. Vedete, arrivano praticamente a scaglioni. Noi dobbiamo andare di qua. Ora, qui c'era l'interruttore. Esatto. Perché dobbiamo scendere praticamente al livello 2. Quindi noi dobbiamo andare al piano sotto. Non dobbiamo andare su questo piano. Utilizziamo un po' di carabina. Ho identificato Ren. Sta innescando un'altra bomba nel livello inferiore. Vado. Cioè, che sarebbe il livello dove siamo noi adesso. Allora, qui c'è un nemico. Ah, peccato, mi ricordavo cadesse, invece no. Perfetto. La carabina OP. Qua dobbiamo stare attenti, perché alla fine del tunnel c'è un nemico che praticamente è col giubbotto antiproiettile, quindi... Oddio, non l'ho crepato. Ok, ora sì. Quindi facciamo attenzione alla parte finale. Ecco qua. Che deficiente! Ha buttato la granata. Cioè, si è buttato praticamente la granata in testa. Oddio, guarda da dove devo riprendere. Ok, faccio un taglio e ci vediamo dopo. Ok, eccoci di nuovo. Facciamo attenzione qua, perché il nemico, come vi volevo dire poco fa, diciamo che il fattore di pericolo più grande è il fatto che lui lanci le granate. E dato che si trova praticamente in prossimità di una bomba,
il fatto che lui lanci le granate non è una cosa assai sicura. Tra l'altro, l'infame possiede anche il giubbotto antiproiettile, quindi... Dov'è? Oh, non era mai stato così difficile questa prima fase. Dove io addirittura dovevo avere paura. Ah, è là dietro, guardalo. Vediamo se riesco a colpirlo. Ecco. Dai, dammi colpo alla testa. Ecco. No. Merda. Oh. Vedete? Era col giubbotto antiproiettile. Torna indietro. Non hai raggiunto i tuoi obiettivi. Obiettivi incompleto? Oddio. Cosa ho dimenticato? Identifica la bomba nel terminale. Ah! Vero. C'è una bomba che dobbiamo identificare. Però... aspetta, era sopra se non sbaglio, non era qua. Vero, vero, cioè ha ragione, non ci avevo completamente pensato più a sta cosa. C'è una bomba al piano di sopra che dobbiamo identificare. Identificare vuol dire che devo trovarla, praticamente mettere il segnale e far sì che poi l'agente del CBDC venga per poterla disinnescare. Vero. Questa è una cosa che non avevo... completamente ripensato. Che era da questo lato se non sbaglio. Ehi, come lo so? Era o da questo o da quell'altro lato? Vedete, si può scendere anche da qua a livello, però... come potete notare, è bloccato. Infatti è per questo che ho preso l'ascensore da quel lato, no? Quindi giusto per farvelo vedere. Perché uno può dire, ma perché non sei sceso? Ragazzi, lo conosco il gioco. Magari faccio delle dimenticanze a causa della mia sicurezza, però... il gioco lo conosco. Allora, la bomba ora dove si trovava... era in uno di questi settori, se non sbaglio. Eccola. Vedete, appare con un bel punto blu. Eccola. Il segnale è attivato. Dia al CBDC di mandare i ragazzi qua giù. Ricevuto, stanno arrivando. Ora però il problema è se non ricordo se devo... sì, sicuramente devo proteggere il CBDC mentre deve disattivare la bomba. Se non erro. Che ora dovrebbe arrivare a breve il CBDC, da qua se non sbaglio, perché deve scendere dalla metro. Anzi no, non deve arrivare, ok, meglio, ce ne possiamo andare. Pensavo dovessi scortarlo ancora. Ragazzi, purtroppo i ricordi sono un po'... diciamo, ci sono i ricordi, ma devo schiarirli un pochino dalla mia testa. Allora, riscendiamo. Ah, vero, giusto, l'ascensore è già su. E adesso finalmente possiamo andare nella parte finale per disinnescare quella bomba. Perché teoricamente con tutte le bombe devo mettere il segnale e aspettare che si disinneschino. Così questa prima puntata la chiudiamo qui. Ecco. Gabe, che succede? Sistema un segnale. Un momento. Liana è diversa dalle altre. Sta per esplodere. Gabe, non è biologica. Troppo tardi. Esatto. È successo un grandissimo casino. Quindi,
Per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo gioco vi possa piacere così come piace a me e noi ci vediamo alla prossima.